Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Oggi siamo in compagnia di Silvia Persico. Sei pronta, Silvia? Prontissima. A sostituire Giorgione, eh? Non è facile? No, sicuro sono pronta. Prontissima. Iniziamo lo show. Lead Story Show numero 188, Silvia, 188, numeri importanti. Come importante è stata questa tua stagione? Penso la migliore di sempre. Beh, credo proprio di sì. Alla fine è cominciata molto bene, già dal ciclocross e poi sulla strada ho cominciato a ottenere risultati importanti e niente, sono arrivata fino al Tour, appunto, finendo in quinta posizione, quindi... Cioè, tu hai iniziato la stagione, cioè, già andando fortissimo, al mondiale di fine gennaio negli Stati Uniti nel ciclocross, esatto. Giusto? Esatto. Hai chiuso al terzo posto, dietro, esatto, alla Voss, alla Brand. Brand, quindi non due a caso. E poi hai, da quel giorno, 45 giornate di gara con due vittorie e due grandi giri, quindi Giro d'Italia e Tour, corsi ad altissimo livello. Addirittura al Tour sei andato ancora più forte che al Giro. Al Giro hai chiuso settimo in classifica, al Tour su 8 tappe, 7 volte nei primi 10. Ma ti saresti aspettato una stagione del genere? Ma sinceramente no, è una stagione, appunto, come ho detto prima, molto positiva. Se l'anno scorso mi avessero chiesto, appunto, questa roba, se ci credi, appunto, di finire un giro, un tour nella top 10, avrei detto di no. Però vabbè, ci devo credere, quindi è successo, quindi ci credo. Qualche addetto ai lavori, perché mi sono un po' informato su di te, cara Silvia, mi ha detto che sei cambiata moltissimo dopo il terzo posto al mondiale cross, come se tu avessi acquisito una sorta di consapevolezza nei tuoi mezzi e a quel punto sono iniziati ad arrivare i risultati, forse perché ti sentivi più sicura, cioè sapevi di valere davvero e quindi di conseguenza tutto è venuto più facile. Sei d'accordo? Sì, sono molto d'accordo, credo che mi sono liberata, ho iniziato più a avevi credere un blocco, in me stessa, un po'... forse sì, un blocco. Ho iniziato a crederci sempre di più e, appunto, ho visto che i risultati arrivavano, quindi niente, così è stato. Ma anche alla fine pensare di chiudere un Tour de France in quinta posizione, per comunque tu che hai caratteristiche molto esplosive, non sei una scalatrice, possiamo dire così. Cioè, tu l'avevi messo in conto anche questa cosa, soprattutto dopo un Giro d'Italia dove avevi speso tante energie, che è stato molto impegnativo. Beh, sicuramente dopo il giro ho fatto 3 giorni senza bici e quando ho, appunto, ricominciato ad andare in bici pensavo: ok, non posso fare il tour, è impossibile. Eri stanca morta. Ero stanca morta, andavo in bici, non so. E dice: ma dove vado? Dove sì, vado? No, veramente, facevo dei lavori e tornavo a casa e dicevo: ok, forse non finirò il tour, ma... Tu hai chiesto anche ad Arzeni, al direttore sportivo, di stare a casa? No, non gli ho chiesto, no. Non fino a questo punto? No. Però comunque non avevo delle buone sensazioni, infatti anche il primo giorno al tour non stavo molto bene. La tappa quella sugli Champs-Élysées? Sì, non stavo molto bene, ma anche il giorno dopo sono arrivata seconda. Hai fatto seconda? Come non stavi bene, no, Silvia? No, nella fuga Ti ho visto fare un po' fatica, eri là dietro un po' a sventolare. Sventolavo un po' dietro, però dai. Ti sventolare in giro, quando sei dietro, esatto, fai molta fatica, esatto, a tenere il passo. Facevo molta fatica a tenere il loro passo. Però poi tac, poi fortunatamente c'era questo arrivo su un falso piano, su uno strappetto, quindi... Sai te, lo strappetto, dai. Sì, dai, uno strappetto, quindi me la son cavata bene, però è stata davvero dura stare lì. Infatti volevo mollare, c'era Davide nella radiolina che mi diceva: no, Silvia, non puoi mollare adesso, devi tenere duro, sì. Esatto, però veramente se non ci fosse stato lui credo che avrei mollato dopo 3-4 km a stare dietro a sventolare. Abbiamo avuto la fortuna di stare in ammiraglia con Davide, il tuo direttore sportivo Arzeni, e quindi abbiamo anche percepito il rapporto che c'è con lui. Comunque voi vi fidate moltissimo di Davide. Beh, quello sicuramente, alla fine lo conosco da quasi 7 anni, quindi per me è davvero, è come se fosse un fratello e sono cresciuta davvero con lui. E 7 anni fa volevo smettere, non avevo, non lo so, sì, non lo so, non avevo più voglia, e poi grazie a lui che mi ha detto: dai, proviamoci un altro anno.
E niente, ci ho provato e infatti se sono qua devo... E anche grazie a lui. Esatto, lo devo a lui. Ma che differenza hai notato tra il giro e il tour? Cioè come ritmi di gara, stress? Beh, sicuramente il tour era molto più stressante, le tappe, le prime tappe sembravano quasi delle classiche. E secondo me al tour c'erano anche squadre più forti, più competitive. E invece al giro magari, ok, erano cioè, le stesse un squadre, più alto, ma quindi... il livello un po' minore al però, giro. Però tante cadute al tour, eh? Sì, esatto, siamo cadute molte volte. Tu non sei mai caduta però? No, sono caduta anche anch'io. Tu una volta hai battezzato l'asfalto? Sì, sono caduta nella maxi caduta, però fortunatamente niente di grave. E niente, sono invece ripartita. Cosa pensi di quello che è successo alla povera Marta Cavalli? Sicuramente mi dispiace molto per lei perché comunque è un'atleta molto valida e credo che forse avrebbe potuto anche vincere questo tour e lottare contro Annemiek, esatto. Ma io intendo proprio di quello che ha fatto Nicole Frain, che sì, Frain non ha frenato. Com'è? No, ma tu hai parlato con questa Nicole? No, guarda, avevo paura solo a starle vicino. Ma gli altri hanno parlato con lei i giorni successivi? Sinceramente, non credo. Però sui social lei si era scusata dicendo che stava guardando il Garmin o non so sì, cosa che scusa stesse è. Guardando e quindi non ha frenato. Però comunque non credo che sia una delle più abili in gruppo. Nel ciclismo maschile ti posso garantire che un gesto del genere ti può costare molto caro, cioè nel senso che il giorno dopo i tuoi colleghi non te le mandano sicuramente a dire. Vabbè, quello sicuramente. E magari non so lì come è stata gestita la cosa, logico che non bisogna neanche accanirsi esageratamente, però quello che ha fatto è piuttosto grave e anche un po' la scusa che ha trovato dicendo anche che ha provato comunque a schivare le atletiche, esatto, in mezzo alla strada, queste qua erano in, esatto, mezzo, cosa, esatto, devo fare? Sono in mezzo. Esatto, esatto. Incredibile. Invece si è parlato appunto di squalificare Nicole Frain per questo insano gesto. E i giudici non hanno fatto niente perché comunque è una dinamica di corsa, di caduta, e però hanno squalificato Marianne Vos. Domenica. Non ti hanno squalificato. No, te. Dai, non mi hanno squalificato, mi hanno solo declassato. Cos'era successo quel giorno? Nella volata ho tagliato la strada. Hai fatto una segata. Esatto, ed ero quinta, però mi hanno declassata e... è andata così. Tu sei d'accordo con quello? No, che... no, sono molto d'accordo, anzi. Ah, non hai fatto polemica, ci no, sta, hai cambiato polemica, direzione. Anzi, esatto, ho anche chiesto scusa a Maria Giulia con Fallo Nero. Ah, ok. Stavo... Vabbè, quindi, si fa così, si può sbagliare, esatto, ci sta. D'accordo. Ma invece sei d'accordo sulla squalifica della Vos, no, domenica in Svezia? No, sinceramente non sono d'accordo. Ok, cioè, che ci sono queste regole, ma per 3 secondi... secondo me sarebbe stato più giusto se gliel'avessero detto una volta fatto il gesto, non finire la gara, vincere anche, e poi... Sì, ma anche perché sono andata in arrivo grazie a lei, no, cioè, infatti, se tu squalifichi Marianne, no, subito, esatto, la fuga la riprendono in un chilometro. Esatto, sarebbe andata anche diversamente la gara, credo, senza Marianne. Io penso che per 3 secondi e mezzo si possa che chiudere un occhio, è stata una svista, non ci ha pensato in quel momento, no, non ha messo, esatto, in pericolo nessuno. A volte capita di... Dai, su... Ha creato un piacere. Ma sì, ma ci sta. Andiamo avanti con le domande. Allora, parliamo della tua squadra, il team Valcar. Dal video che abbiamo fatto si evince proprio che voi siete un gruppo molto affiatato e soprattutto sei molto, hai una grande amicizia, un grande rapporto di amicizia con Chiara, con Sonny. E a tuo parere quanto è importante avere un gruppo così coeso dove c'è amicizia prima di tutto per rendere al meglio? Ma credo che sia fondamentale anche perché, come hai detto tu, prima di essere compagni di squadra, Chiara è anche la mia migliore amica. Ah, cioè, quindi uscite anche insieme, sì, dai, fuori tanto, dalle corse? Ogni tanto, sì, quindi lei sa tutto di me, io so tutto di lei, quindi credo che... ci aiuti anche per dare quel qualcosa in più quando devo lavorare per lei e lei quando deve lavorare per me, ma anche con le altre compagne appunto ho anche un ottimo rapporto sia con Ilaria che con Alice e credo sia fondamentale appunto in una squadra trovare un equilibrio e soprattutto uno spirito come quello che abbiamo noi. Sì, ma il prossimo anno
Cioè, i rumors dicono che il prossimo anno, tu e Chiara forse cambierete squadra. Sì, cambieremo squadra. Si può dire? Insieme, ma non si può dire. Non si può dire dove? Io lo so dove. Anche io lo so. Ah, lo sai anche tu dove? Sì, ah, okay. Purtroppo. Per vabbè, non lo possiamo dire, vabbè. Tanto si scoprirà a breve, esatto, comunque. Esatto. Andiamo a un altro tema, che è quello, ne abbiamo parlato spessissimo, l'allungare i giorni di corsa dei grandi giri, cioè portare le giornate di gara almeno a 2 settimane, per poi piano piano negli anni arrivare anche a 3 come gli uomini. Tu sei d'accordo? No, non sono d'accordo. Credo che comunque per una donna sia completamente diverso, cioè vivere 15 giorni sono davvero tosti in un grande giro, e quindi io preferirei che appunto fare un giro, un tour da massimo 10 giorni, ma non di più. Magari a 2 settimane ci si può ancora arrivare, ovviamente sì, con chilometraggi, esatto, non esageratamente lunghi. Esatto, infatti di questo abbiamo un po' dibattuto, ci sono persone che ci seguono che dicono che sarebbe giusto fare gli stessi chilometri e le stesse giornate di corsa. Io cerco sempre di spiegare che ci sono delle differenze fisiologiche, esatto, per cui non è possibile fare è questo, possibile. Anche solo i bisogni proprio fisiologici in sé, no, esatto, cioè, esatto, l'uomo sì, esatto, li fa con più facilità, voi... Noi dobbiamo fermarci, sì, spogliarci tutte, sì, perdere tempo. E si va sempre a tutto, perché non è che andate tanto a spasso. No, esatto. Comunque, corse, diciamo, le corse di un giorno si possono magari allungare un pelo, si sì, può allungare un pochino, però secondo me con il giusto equilibrio, sì, anche per avere troppo lo spettacolo. Comunque, a mio avviso, il vostro tour è stato molto spettacolare. Io l'ho seguito e mi sono divertito. Iniziamo a mettere tappe più... la tappa più noiosa è stata quella più lunga. Sì, esatto. Cioè, lì alla fine abbiamo fatto i primi 150 chilometri che veramente andavamo a spasso. Alcune volte guardavo il Garmin, 23. Beh, lì c'era anche il tempo per fare i bisognini, no, volendo. No, lì, guarda... Ci siamo fermate anche, credo, 3-4 volte. Io una volta. Ah, oh, però, finalmente. Una volta. Oh, però, oggi si va piano. Esatto. No, però davvero vedevo gente fermarsi 3-4 volte, quindi è stata okay, davvero una tappa molto lunga e molto noiosa. Infatti non vedevo l'ora che finisse. E dopo 130 km c'è stata quella maxi caduta. Mamma mia, che disastro. E lì ho pensato, ok, okay, ora devo ripartire. Molto bene. Molto bene, però dai, mancavano ancora davvero 40 km, quindi è stato facile rientrare. In chiusura avevo due interventi dei nostri diciamo spettatori. Uno è Michael Dalla Costa che dice: ciao ragazzi, in realtà da appassionato di sci di fondo vi dico che quest'anno sarà il primo anno in cui uomini e donne correranno sulle stesse distanze. La cosa ha suscitato non poche polemiche in quanto la federazione ha chiesto prima un parere alle atlete tramite un sondaggio, ma poi non ha tenuto conto del loro parere. Le atlete hanno votato per non aumentare le distanze, però la federazione se n'è fregata altamente e ha cambiato il regolamento lo stesso. Quindi questo potrebbe succedere anche nel ciclismo femminile? Chi lo sa? Sinceramente spero di no. Anche perché se prima certo, ci chiedono e poi fanno quello che vogliono, alla fine perché chiedere? Fatelo e stop. Esatto. La seconda domanda, il secondo intervento è di Andrea 26. Curiosità, ma che FTP hanno circa le donne professioniste? Noi non possiamo sapere la FTP di tutte le atlete. La tua FTP? Vabbè. Ma credo 240. Quanto pesi? 52,5. Ah, sì, leggera. Sì, no, potresti essere potenzialmente una scalatrice. No, no, ma non lo sono. Non vorrei neanche esserlo. Non lo sono e non vorrei esserlo. Sto accontentiamoci così del ruolo di crossista e atleta adatte, esatto, adatta alle classiche. Esatto, no? Percorsi, guarda, nervosi. Percorso nervoso, ma non salite, non fatemi fare... Però alla planche de Belfil, sì, al sì, Tour, no, de France, hai fatto terza, sì, eh? Sì, sì, no, ho capito, però. È quella la scelta della scalatrice. No, no, non mi sento poi niente. Il prossimo anno è pure che ti mettono, ti diano i gradi da capitana per i grandi giri, attenzione. Guarda, vedremo, spero di no, però se mi toccherà lo farò. Cara Silvia, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi. Spero il prossimo anno ti intervistate ancora. Magari sto pensando di fare un'intervista doppia tra te e Chiara Consonni. Ah, non vedo l'ora.
Secondo me c'è da ridere. Se Chiara con Sony risponderà. Chiara, sei avvisata. Prossima intervista doppio con Sony Persico. Siamo pronti. Grazie mille Silvia, in bocca al lupo per il finale di stagione. Che cosa farai? Adesso correrò in Belgio il 19, mi pare, d'agosto, e poi farò la Francia, forse farò il Tour d'Olanda, ma solamente 2 o 3 giorni. Ma il mondiale strada lo facciamo, e no? E poi farò la Vuelta e... C'è anche la Vuelta, poi fai tutti i tre giri. E poi farò, spero... Il mondiale, speriamo bene, anche perché non sei una scalatrice, sei adatta e hai un giorno a sto punto. Esatto. Quindi puntiamo al mondiale. Puntiamolo. Grazie mille Silvia, è stato un piacere. Cycling Inspiration, la sfida delle foto caricate sull'app di GCN. Iniziamo con il terzo posto, Mattia F. Dolomiti e bici sono un connubio perfetto, non serve aggiungere altro. Guardate che spettacolo, tanta fatica ma poi ne vale la pena quando arrivi lassù in cima. Secondo posto, Angelo Bontempo. Ciao Alan e Brambo, da Vittorio Veneto in direzione Dolomiti ho fatto 8 tappe tra Austria, Slovenia, Ungheria, arrivando fino al lago Balaton, per poi rientrare per Croazia, Slovenia e rientro in Italia a Gorizia, passaggio a Lignano Sabbiadoro e rientro a casa sabato. Consiglio a tutti un viaggio così, quando si torna alla normalità ci si sente migliorati, siete mitici, Angelo Bontempo. Bella anche la foto. Più che altro è il messaggio che vuole dare Angelo del, insomma, quanto è bello viaggiare in bici, e prendersi tutto il tempo possibile. Io ho fatto un'esperienza un pochino, non dico simile perché ho fatto una roba un po' folle con i miei amici, siamo partiti la settimana scorsa, giovedì notte, da Cesenatico per andare a Livigno. L'impresa era abbastanza folle anche perché hanno deciso di prenderla molto di petto. Fatto sta che io tra l'altro avevo 3.000 km sulle gambe dal 1 gennaio, gli altri non erano tanto più allenati. Il problema è che tra il caldo prima di arrivare sul Gavia e poi in cima al Gavia con la grandine e la tempesta, insomma, alla fine siamo ritirati tutti. La missione non è stata portata a termine. L'idea era stata di un mio amico che compiva 50 anni, voleva fare una sfida particolare, però è andata un po' così. Ci siamo comunque divertiti, è stata una bellissima avventura. Sicuramente è meno impattante fare dei viaggi in bici come quello che ha fatto Angelo, con calma, senza andare in modalità racing. Andiamo con il primo posto, Melo Poetla 2. Quando da giovane ti parlavano della leggenda di Scilla e Cariddi e per puro caso la tua prima escursione organizzata interamente da te ti porta nel punto di incontro visivo tra Sicilia e Ganzirri. Panorami mozzafiato, luoghi sorprendenti, punti d'osservazione incantevoli, il tutto condito dallo splendido gruppo di Etna Freebike che mi ha fatto conoscere il mondo dell'exploring in mountain bike. Guardate che spettacolo, bellissimo. Queste sono esperienze da fare. La mountain bike regala molte emozioni. Parco bici! Andiamo con la foto che ha caricato Valentino Arleo. È una Trek Emonda. Anche Giorgio sarebbe d'accordo con la posizione, la pedivella ore 3, valvole giuste, tutto perfetto. Bravissimo Valentino, mi raccomando, continuate a caricare le foto sull'app di GCN, Cycling Inspiration e anche Parco Bici. GCN Italia Tech o Tecnologia, vedete voi. Giorgio Milo, le geometrie delle bici delle donne usate in gara sono uguali a quelle degli uomini? Domando perché a vederle mi sembra che in genere abbiano per esempio un tubo sterzo più corto, ma magari è solo un'impressione. No, le donne utilizzano le stesse bici degli uomini, sono ovviamente telai piccoli, a volte hanno attacchi manubrio più corti. E, l'unica azienda che produce bici da strada per solo donne, sulle donne, è Giant con il marchio Liv. Liv ha geometrie differenti rispetto alle bici classiche da uomo, telai piccoli, non saprei dirti la differenza proprio precisa, però è qualcosa di diverso rispetto alla tradizionale bici da uomo. Andiamo con le gare che verranno trasmesse su GCN Plus questa settimana. Tour de l'Ain dal 9 all'11 agosto,
il Giro di Scandinavia per donne elite dal 9 al 14, Eurometropol il 10 agosto, Arctic Race of Norway dall'11 al 14 e i campionati europei di Monaco dall'11 al 21 agosto. Appuntamenti veramente importanti da non perdere. Non finisce qui. Stiamo conducendo un sondaggio e ci piacerebbe che tu partecipassi, tu che ci stai guardando. Se partecipi al sondaggio c'è la possibilità di essere sorteggiato e vincere un buono da 300 euro da spendere su Amazon. Trovate il link in descrizione. Altra novità, oggi su GCN Plus esce il film sulla Cheap Bike Challenge. Ho partecipato anch'io a questa sfida a Girona, è una sfida tra 5 presentatori del canale GCN. Il tema è la sfida tra bici veramente di bassa gamma, ma soprattutto vecchie. Avevamo 200 euro di budget per comprare una bici vecchia oppure sistemare una bici che avevamo già a casa. Io ho portato la bici che avevo da ragazzino, che ha usato anche tanto mio fratello, insomma da adolescente, è una bici a cui sono particolarmente legato. Non vi voglio spoilerare come è andata la gara, però c'è molto da divertirsi, questo ve lo posso garantire. And then, yes! That's all right. Se siete iscritti al GCN Plus, avete l'abbonamento alla nostra app, mi raccomando non perdete questo film. Komoot lancia Trail View, una nuova funzionalità che dà vita alle mappe, una tecnologia che grazie al supporto dell'intelligenza artificiale e all'utilizzo di foto e sentieri caricati dagli utenti della community rende ancora migliore l'esperienza per quello che riguarda le mappe. I tuoi commenti! Andiamo con la canonica lettura di alcuni vostri commenti, iniziando con Johnny Ref Panessa. Ciao Alan, tu sei un 84, sei diventato professionista nel 2009, prima del compimento dei 25 anni. Come funziona il passaggio al professionismo? Credevo dovesse avvenire entro i 23 anni. Ciao e complimenti ragazzi. Io sono passato abbastanza tardi, dopo la categoria Under 23 ho fatto 2 anni da elite. Da Under 23 ho vinto il titolo italiano a cronometro, ho fatto i campionati europei del mondo a crono, ho vinto 5 corse, però non sono riuscito a passare, nonostante fossi nei primi 10 in Italia come punteggio. La chiamata non è arrivata solo 2 anni dopo. Sono stato, diciamo, nella sfortuna anche fortunato, perché tante volte chi passa la categoria elite e non ha un contratto da professionista è destinato molto spesso a smettere. Adesso è tutto molto più anticipato, da juniores vanno a correre subito in squadre continental, che sono già squadre praticamente professionisti, che fanno gare di livello più basso, però sono già mentalizzate alla vita da pro, ed è tutto più accelerato, è molto più diverso. Adesso diciamo che è molto difficile diventare professionista a 24 anni come lo è stato per me. Enrico Ganzerla, il giro inizia e poi finisce, il tour inizia e poi finisce, voi ci siete sempre. Grandi, è un piacere seguire lo sport che amo con voi. Bello anche quando vi confrontate sempre con grande educazione e spirito costruttivo. Grazie mille Enrico. Cristian Panero, dalle immagini, quando aveva la maglia aperta, sembra che Pogacar non utilizzi il cardiofrequenzimetro. È vero? C'è un motivo? Dopo aver visto il tuo commento, caro Christian, ho chiesto a Davide Formolo, che è suo compagno di squadra, e mi ha detto che da quello che sa lui, Pogacar utilizza sempre il cardiofrequenzimetro. Forse quel giorno non l'aveva, oppure dalle immagini non si riesce a vedere, non lo so. Comunque Formolo mi ha detto che lui il cardiofrequenzimetro lo porta sempre. Questo è quello che mi ha detto lui. Davide Sandonà. No, ci sono 200 no. Non ci siamo proprio. Va bene tutto, ma non farsi fregare dai francesi in Italia. Vi voglio in forma sbagliante per la rivincita all'Alpe d'Huez. Scherzi a parte, bravissimi tutti. Video bellissimo che mi ha tenuto con il sorriso dall'inizio alla fine. Top. È un commento del video che è uscito domenica scorsa sulla sfida con i francesi che abbiamo fatto sull'Etna. Allora, vi dico subito che quel video è stato girato dopo
la scalata dell'Etna del video che è uscito la settimana precedente, quindi avevamo già sul groppone 2000 metri di dislivello. Io ero stato malissimo, ho avuto dissenteria tutta la notte, ho dormito niente, e quindi provate a immaginare in che stato potessi essere. Giorgione si era già fatto anche lui 2000 metri di dislivello e quindi anche lui gli avevamo già chiesto troppo, e quindi ci sta, abbiamo perso, però proveremo a rifarci, caro Davide. Non è finita qui. Andrea B, ma a cosa serviva il doppio manubrio sulla gravel del francese? Allora, Loic utilizzava la Canyon Grail, che ha questo doppio manubrio, fatto, da quello che dice Canyon, per ammortizzare di più, assorbire di più le vibrazioni. L'ho utilizzato anch'io più volte, mi sono trovato bene, però non ho sentito questa enorme differenza rispetto a manubrio normale. Gabriele Internicola, ma Giorgione si è steso al cambio? Giorgione era talmente esausto che quando mi ha dato il cambio è stramazzato a terra. Si è fatto un po' di scena, dai, non è che stesse per morire. Però alcuni sono preoccupati, quindi ho voluto rispondere a questo commento. Mi sembrava giusto, insomma. Giuseppe Milanesi, per ora ci dovete dire cosa è successo ad Alan alla fine della giornata sull'Etna. Effettivamente l'altro giorno, nello show precedente, avevamo accennato un po' alla giornata che era finita in maniera disastrosa. Praticamente io dopo, insomma, tutti i problemi che ho avuto di salute, essermi svegliato alle 5 senza aver dormito, ho recuperato la macchina a noleggio da Acireale, dove eravamo partiti per il video dell'Etna, e per poi andare a Catania. Erano le 8 passate di sera, non ero molto lucido per i problemi che avevo e sono andato a sbattere. Non sto a entrare nei particolari, nessuno si è fatto male, non mi sono fatto male neanch'io, però ho fatto un po' di danni alla macchina, insomma, diciamo che la giornata non è finita proprio nel modo migliore. Ho avuto dissenteria, non ho dormito, abbiamo perso la sfida con i francesi oppure sbattuto con la macchina, quindi un disastro totale, vabbè. I commenti sono finiti, mi raccomando continuate a scriverci, noi cercheremo di leggerne sempre il più possibile. Sondaggio della settimana. La settimana scorsa vi abbiamo chiesto se le donne dovrebbero fare giri di 3 settimane come gli uomini. Allora vince il sì, ma con meno chilometri, con il 52% dei voti. Al secondo posto no, è un rischio per la loro salute, forse anche Silvia ha votato per questa risposta. Sì, sarebbe giusto, 17%. Questa settimana vi chiediamo: cosa pensi riguardo alla squalifica di Marianne Vos? Abbiamo parlato prima con Silvia, la squalifica di Marianne Vos nella gara in Svezia di domenica scorsa, assurda, aveva tenuto la posizione aerodinamica per pochissimi secondi, aveva stravinto la gara e prima delle premiazioni gli hanno comunicato che sarebbe stata squalificata, cioè, vabbè, assurdo, vabbè, lasciamo perdere. Allora, prima risposta, è giusta perché ha infranto il regolamento, è giusta, ma andava squalificata subito, quello. È completamente assurda, io voto questa. I giudici dovrebbero essere più elastici, anche questa non è male come risposta. Votate sull'app di GCN. Caption Challenge, la sfida assurda delle didascalie, come assurda la squalifica di Marianne Vos domenica scorsa. Allora, la foto era quella di Tammy Follering all'arrivo alla planche de Belleville Tour de France a vincere Signor Darcy. 3 settimane? Se becco quel tizio di GCN Italia, guarda, quel tizio è Giorgione, cara Demi, è colpa sua se fate 3 settimane tra un po'. Si scherza. Andiamo con la foto di questa settimana. Allora c'è Marianne Vos abbastanza contrariata, perché il giudice le ha appena comunicato che è stata squalificata, quindi lei sta dicendo: signor giudice, io ho messo le mani giusto quei 3 secondi perché mi ero dimenticata per un attimo, non potete squalificarmi, cioè come si fa? Poi lei se n'è andata e non ha fatto polemica più di tanto, è stata veramente una signora, cioè un comportamento egregio. E vabbè, voi ovviamente dovrete scrivere una caption un po' così, colorita, non potete scrivere quello che ha detto veramente la povera Marianne,
Insomma, via con la sfida! Siamo arrivati alla conclusione di questo 188esimo GCN Italia Show. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like, commentare. Non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao! With the hopes of a nation on their shoulders. I'm here for the win. We are in my country land. Racing for glory. We don't know nothing about this challenge. I don't trust too much in my bike. But who will walk away victorious?